Come state? Spero bene. Oggi sono qui per fare un'altra ricetta e questa volta ci occupiamo del viso. Oggi rimedio casalingo per dare luminosità al viso e per togliere tutti i nostri punti neri. Questo rimedio casalingo va utilizzato 2 volte alla settimana per avere una pelle luminosa e compatta, utilizzando solo 2 ingredienti economici che sono il bicarbonato di sodio e l'olio di cocco. E andremo ad unire 2 cucchiai di olio di cocco a 1 di bicarbonato. Attenzione, se hai problemi di pelle grassa, e per dire problemi non intendo una pelle grassa semplice, ma hai veramente problematiche con la tua pelle, evita di fare questo trattamento perché c'è l'olio di cocco, altrimenti puoi sempre farlo utilizzando 2 cucchiaini di bicarbonato e 1 di olio, se hai veramente problemi di gravi di pelle. Se invece hai una pelle mista o grassa normale, puoi utilizzarlo. Io in questo caso ho una pelle mista, ma non ho problemi particolari, per cui posso utilizzarlo tranquillamente senza alcun tipo di problema. Mi serve la pelle pulita e vado ad applicare. Questa crema, diciamo, che ho fatto prima. Anche sulle labbra, perché le rende morbidissime. Non mangiatelo però. Anche per rimuovere cicatrici di vecchi brufoli o comunque cicatrici precedenti, e funziona veramente bene, e per eliminare soprattutto i punti neri. Infatti nella zona del naso insisto. Il trattamento l'ho fatto per circa un mese e dopo un mese si vedono i primi risultati. Io lo sto utilizzando da 2 settimane e la mia pelle mi sembra molto migliorata. È un trattamento, diciamo, che si usa molto in Asia. Però ora vediamo il perché utilizzare questi 2 ingredienti, perché sapete che io sono fissata anche col perché. La mia parola preferita è perché, quindi abbiate pazienza. Allora, andiamo a utilizzare l'olio di cocco, che ha proprietà antibatteriche fantastiche e soprattutto è adatto a, diciamo, combattere i batteri che poi vanno a formare punti neri, brufoli e queste schifezze. Mentre il bicarbonato di sodio regola il pH della pelle, per cui va a contrastare, diciamo, quello che potrebbe essere l'unto dell'olio di cocco, perché controlla anche l'eccesso di sebo o di grasso della nostra pelle, per cui questa è la maschera ideale. E ora vado a sciacquare tutto dopo 10 minuti con acqua tiepida. E ok, ho sciacquato il viso con acqua tiepida. E sì, la pelle mi sembra bella compatta. Se mi vedete un po' rossa, è normale perché il mio naso è sempre rosso, quindi non vi preoccupate. E nulla, io spero di esserti stata utile. Iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato. Lasciami un commentino qua sotto. Seguimi su Instagram e su Facebook e sul blog e dove vuoi tu. E noi ci vediamo nel prossimo video.